Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Io sono Diego Anfibio Rettili e oggi vi farò vedere come accudire la mia rana. La mia rana non è una rana molto rara, è una rana semplicemente, diciamo, di queste zone, che adesso troppo potrete vedere, è così appena scappata. È una rana dalmatina, per la precisione. Le rane dalmatine hanno bisogno di abbastanza umidità, però non hanno bisogno di una teca, diciamo, come avete visto nella mia rana, la mia piccola rana, che è morta oggi purtroppo. Ci è dispiaciuto, infatti guardate come la teca, se vedete, vabbè non si vede, non so come si sta vedendo, però è vuota, c'è soltanto un telo bianco sotto, dove appunto andremo a mettere il nostro gioco leopardino. Non ve lo farò vedere in questo video perché anche io non ho ancora più la più palla di idea di come fare. Se avete qualche idea scritto nei commenti, io ho solo in mente di mettere qualche roccia, tante tane e il tappetino riscaldante. Se avete più esperienza di me sicuramente ditemelo. E adesso parliamo della nostra rana. Per prima cosa ci dobbiamo utilizzare di una vaschettina di plastica, normalissima. In questo caso ho preso il fondo di un sapone, cioè, come vedete, è abbastanza spessa, con dell'acqua, come vedete, non tanto, un dito. Più riguardo a quanto la nostra rana è grande. Te cosa mi guardi? Riguardo a quanto è grande o grossa. Intanto la mia rana, ti un secondo, aspettate. Ok, e questo è il primo inserto. Io ho una teca, come avete visto quando l'ho lavata, piccola, cioè la teca è così, è un 40x20, già tanto. Dove all'interno ci ho caricato questa, possibilmente in un angolo perché comunque è da nascondigli. E al posto che tutti dicono, ad esempio, quando vedete tipo che le fanno vedere, sotto non c'è niente, plastica. Invece no, io ho messo del muschio, muschio, cioè lo trovate a qualsiasi parte, io l'ho trovato al fasoli piante. 4 euro una scatola così, due strati, veramente tanto. E poi quest'anfora. Quest'anfora l'ho sempre avuta per i pesci. Prima di metterle, controllate che dentro non sia appuntita. E poi, come vedete, lascia parecchi spazi di diverse dimensioni. Cioè, facendo conto che il muschio fa occupare circa un dito. Quindi, questo buco qua lo sarebbe. Aspettate, sarebbe tanto così. Quindi, solo questa parte qua. Perché comunque ha un certo peso. Assicuratevi sempre che sia abbastanza pesante, che rimanga ben ancorata, perché la nostra rana potrebbe farsi male. Le rane dalmatine non sono rane che hanno bisogno di arrampicarsi, quindi si può tranquillamente mettere un bambù, ad esempio. Il bambù, possibilmente non andate a prenderlo nel bosco, io l'ho fatto, però porta troppe malattie. Lo trovate da qualsiasi parte. Trovandola da qualsiasi parte, si può trovare anche in una semplicissima fioreria. In una semplice fioreria. Ci sono quelli a spirale che sono molto belli e molto utili perché la rana potrà pian piano saltare e alla fine mettersi in quel punto. Io in quel punto gli avevo messo un po' di foglia, una foglia finta, quella degli acquari di seta così, che almeno la rana aveva il suo posticino. E quello gli è piaciuto molto, aspetta che ho detto tutto. Sciogliete un pochino la plastica così in modo che non sia tagliente e questa vedete com'è, ecco, cioè vedete che sono proprio quelle semplici, questa qua vedete, così, no, semplicissima lì. E la teca l'ho praticamente impostata così, vedete, questo è il bambù, sono i germogli di bambù, questa è una pianta del drago che l'ho messa perché mi stava a piacere e lì c'è la rana. Capito, il muschio lo avete visto sul fondo, non so come è uscito il video. E andiamo a giocare e dopo andremo a vedere un attimo la nostra rana. Adesso parliamo degli strumenti abbastanza essenziali. Per una rana dalmatina che faccio da accudire ci vogliono sicuramente queste, che saranno la vostra arma di salvezza. Vedete, io le ho allargate un pelo così non si. Vedete che qua rimane un piccolo spazio, ci passa la mia unghia. Così almeno non andiamo a fare del male ai grilli, perché se avete a fare con queste rane, sappiate che dovete fare con gli insetti. Grilli, tarme, larve, blatte, tutto. Io sto usando. Allora, fate conto la distanza degli occhi tra uno e l'altro. 1 cm in più, perché la rana ha la bocca grande, è l'insetto che gli potete dare. Io ho questi qua. La scatola formato, vedete come sono un po' brutti da vedere, però. Sono i grilli a cheta. Che i grilli a cheta comunque funzionano piuttosto bene. Sono spingenti, presi e buttati dentro. Uno, due. Mangiare non troppo esagerate. Io non posso dirvi dategli 3 volte a settimana perché non so come la vostra rana. La mia è cicciona adesso perché gliel'ho appena dati. Credetemi che me ne accorgete subito quando ingrassa.
E mentre se volete farla diventare un po' più attiva, magari datevi di mangiare un po' meno, però lei soffre, quindi non è una bella cosa, come se io non vi do da mangiare per 3 giorni, cioè. Allora, io ogni tanto le larve gliele metto lì davanti, perché le larve all'umidità non resistono, quindi muoiono. E quindi gliele mettiamo lì davanti, questa distanza, perché almeno sui salti devi farseli. Mentre i grilli gliele metto, io gliele metto tutti al solito posto, così, perché i grilli spesso. Questo suono? Tante volte si infilano. Vabbè, è la caldaia. Tante volte si infilano sotto il muschio, nell'erbetta, come avete visto ce n'è abbastanza di nascondigli. E quindi la rana potrebbe non mangiarli. Non mettete troppissimi nascondigli, perché poi la cosa viene problematica, perché non vedete la rana, non sapete se sta bene, e i grilli nascondono e lei non trova cibo. Abituatevi che cantano un sacco, e boom. Queste forbici qua, ragazzi, sono utilissime. Sono quelle, io le uso anche per pulire, si possono anche usare per pulire il pesce. Tagliano un sacco, vanno benissimo. Per tagliare il bambù, l'erba e così, le cose grandi vanno piuttosto bene, cioè tagliano proprio bene, guardate, cioè questo è un foglio di carta bello spesso, il taglio è anche bello pulito, visto? E ok, boh. Altro da dirvi, la temperatura. Camera mia, guardate, io c'ho scritto è di, si vede poco, 16 gradi, comunque è 16 gradi, vi vedete meglio. Qua dovrebbe essere più o meno. Vabbè, 16 gradi comunque. Quindi io l'ho messa a fianco alla teca, così a parte che prende un po' di luce. E 16 gradi, quindi vuol dire 18. Poi l'animale ha sangue freddo, quindi 16 gradi per la rana, 16 gradi. D'estate. Se la nebulizzate tante, tante. Il giusto va nebulizzata, perché se ne nebulizzate troppo poca, l'ambiente è arido, secco. Quindi lei non muore per il calore, ma muore disidratata. Se no, invece, se mettete troppo, la nebulizzate troppo d'estate, fa afa. Non so se avete presente, l'afa dà un fastidio un sacco a noi, quindi a loro, a lei, perché la mia è una rana. Nebulas, la mia birra, che si chiama birra la mia rana, soprannominata Nebula, perché di notte canta come una matta. Dimenticato stavo dicendo. Vabbè, quindi andiamo a prendere la nostra rana. Cioè, guardate come si è imparata bene. Vieni fuori, ciao ciccia, vieni qua, Nebula. Brava. Eccola qua. Come vedete, tempo di cimitra, guarda, tanto sei famosa, l'hai già fatto. Come vedete, si vede con una rana piuttosto semplice. La mia cicciona, guardate in confronto al mio pollice, è cicciona. Sono molto diurni, si vedete, sono proprio goffe, sono stupide, tante volte mancano l'obiettivo, non avete paura. Se ad esempio non mangiano per un certo periodo, comprate i grilli che sono veramente ottimi. Te dove vanno? Metterli ferma. Li prendete, gli schiacciate la testa, così, che gli sono. Vieni qua, vieni qua. Aia, l'ho morso. Gli uscirà un liquido che fa veramente schifo. Lo mettete davanti sia ai gechi che alle rane e impazziscono, lo mangeranno subito. Poi magari gli potete dare il vizio, un po' di sfizio una volta ogni tanto. Adesso è stressata, vedete come respira forte, poi vuole sempre andare di là, non so perché. E se la tenete fuori, mai bagnate, come vi dicevo, ce le ho bagnate. Adesso gli ho fatto vedere prima, ce le ho sempre bagnate. Però ogni tanto gli date qualche goccia sulla schiena, delicatamente così. Gli darà fastidio. Guardate che occhio grande! Ecco, guardate, dove andate a infilarsi nella sua tana. Non si vede mai nella sua tana perché sa che lei di solito quando lì va lì. E niente, qua si conclude il video. Se volete vedere qualche video su pesci, gatti, animali, poi pubblicherò diversi video. Adesso il prossimo video credo che lo farò in bicicletta, qualcosa così. Ho la GoPro, che sono riuscita a trovare i pezzi. Questa qua è la mia GoPro, Swiss Go, perché non è proprio la GoPro. In teoria il programma era co di comprare un monopattino elettrico. Prima di partire sto tenendo i soldi da parte, però prenderò prima il geco, perché il geco. Dopo aver preso il geco, che verrà intorno ai 200 euro compreso tutto, da lì potrò prendere il monopattino elettrico, e lì faremo parecchi video. Il video si conclude qua, se avete, scrivete nei commenti, mettetevi e mettete un like.
ma soprattutto iscrivetevi, perché so che guardate i video e non vi iscrivete. E dopo esservi iscritti, a 100 iscritti faremo un video epico. Esattamente il centesimo iscritto mi dirà che video voglio fare. Io lo farò. Vabbè, innanzitutto, Nicola, voi dobbiamo ancora farlo quando riuscirò ad andare con dei miei amici nel bosco, che noi abbiamo un boschetto nostro, faremo delle casette. Una casetta proprio a grandezza naturale. Sarà difficile, perché ne abbiamo già fatte tante, ma sarà difficile. E il video si conclude qua e alla prossima. Ciao ragazzi!